Bella a tutti ragazzi, c'è Alex che vi parla ed oggi siamo nell'aggiornamento più grande di Minecraft Console. Alle mie spalle trovate una End City. Finalmente siamo qua con questi nuovi blocchi, con la testa di drago, tante nuove cose che ora andremo a vedere insieme. Qui abbiamo, vabbè, si esce di qua quando uccidi il drago dell'End, compare il suo portale e devi buttare qua dentro una Enderpearl e arrivi qua in queste isole in cui ci sono queste End City. Qui dobbiamo trovare, ecco, la testa di drago messa qua e sotto l'elitra. Scendiamo per vedere, eccole qua. Qui abbiamo questi e poi qui l'elitra, le bellissime elitra. Ah, qui c'è anche un alambicco, non lo sapevo sinceramente. Allora, faccio vedere subito che hanno aggiunto il purple block con scalini, con tutte queste cose nuove, con queste che adesso non so come si chiamano. Aspettate, però non so sinceramente neanche dove sono. Perciò wow. Credo sia tipo, hanno aggiunto anche questo. Perché non me lo fa mettere? Ah sì, perché sotto ci vuole la base d'ossidiana, però non carbone. Eccola qua. Credo tipo solo di uno. Ah sì, di uno. Posso? Eccolo qua. Questo blocco ci servirà per resuscitare il drago. Poi vabbè, faccio un pochino le nuove cose che hanno aggiunto. Vabbè, qui abbiamo i purple block che sono di due tipi. Poi abbiamo il mezzo blocco, lo scalino sempre relativo al purple block. Poi qui abbiamo, eccola qua, canna del limite. Vabbè, questi qua sono i nuovi frutti. Eccolo qua. Con la canna del limite, che è anche una specie di torcia molto figa. Allora, dopo di tutto ciò abbiamo, vabbè, poi abbiamo la testa di drago. Madonna, quanto è grande! Ma è troppo grande! Bellissima! Sì, ma è enorme, ma vabbè, dettagli. Poi vabbè, di qua già abbiamo visto tutto. Poi abbiamo le nuove barche. Indossiamo le elite, aspettate, com'è? No, com'è? Ah, ok. Fighissimo. Bellissime. E con questo mi sa che ci farò molto presto un volo nella survival. Belle. Credo possono essere anche personalizzate. Non lo so, fatemelo sapere voi con i commenti. Vabbè, poi abbiamo le nuove barche, sono tipo con i remi, ci possono salire due entità, tu e i villager. Qui abbiamo il frutto, anche qua. Poi vabbè, abbiamo tutte le nuove frecce, mamma mia. Tipo del salto, visione notturna, veleno, c'è proprio un sacco di cose. Poi hanno aggiunto anche qui queste specie di pozioni, che non so se tipo si bevono. Ah no, si lanciano anche queste. Ah ok, ho capito. E dopo qui abbiamo l'uovo di Shulker, che ora andiamo a vedere. E niente, perché quello di Ask e dell'altro non li hanno aggiunti, neanche dei cavalli scheletrici e zombie, quindi non so neanche se ci sia. Ah, guardate che figo, le particelle che danno le cose. Eccolo qua, il nostro amico Shulker. Ti puoi aprire per farti vedere? Shulker, c'è qualcuno in casa? Ah ecco, questo qua ha aperto la testa. Guardate, sono bellini, mamma mia, troppo bellini. Quanto prima ci farò tipo una serie dove devo esplorare queste cose. Vediamo com'è un pochino di dentro. Dovrebbero mettergli delle casse a quanto io sappia. Però non lo so dove sono queste famose chest. Qui ce n'è qualcuna per caso? No. Le chest non so dove le mettono sinceramente. Queste qua? No. Sotto? No. Non lo so sinceramente. Comunque, vabbè,
Questo con la pianta davanti è un po'. Madonna, i versi. Non è stato troppo bello. Neanche ci sono ceste. No, neanche qua sono le ceste. O c'è il mondo buggato. O boh. O non le trovo io, potrebbe anche essere. Ciao. Vabbè, niente, raga, oggi pomeriggio. Cioè, anzi, questo pomeriggio, stasera uscirà un nuovo video riguardante il tutorial con le elitra. Quindi niente, raga, Dyflex è tutto. Sono veramente contento di questo grandissimo aggiornamento. E niente, bella.